Cresce in Italia la domanda di mezzi elettrici e di mobilità pulita. Adesso è il momento degli incentivi e degli investimenti nelle infrastrutture di rete. A fare il quadro della situazione è Marco Toro, amministratore delegato di Nissan Italia. Suzuki lancia GSX-S1000, moto sportiva su strada a 6 anni dal lancio della prima generazione. Il motore aggiornato è ora omologato Euro 5 e ha un'erogazione più regolare, con una coppia più generosa ai bassi e ai medi regimi e un maggiore allungo. È dotata di una nuova funzione assistita antisaltellamento e del sistema cambia rapido. Le prime consegne sono programmate per il mese di giugno. Sarà proposta al prezzo di 13.190 euro. Gli appassionati potranno vedere la moto in occasione delle tappe del Premier Show, un roadshow che prevede 17 eventi presso concessionari ufficiali della rete Suzuki. La Peugeot 508 SV proietta nel futuro il concetto di station wagon con un abitacolo esclusivo. Oltre che in versione benzina e diesel, viene proposta anche col sistema plug-in hybrid. Grazie all'azione combinata di un turbo benzina e di un motore elettrico, 225 cavalli fino a 52 km a zero emissioni. Ricarica della batteria in 6 ore e 30 minuti con presa domestica e in 2 ore col wallbox. 4 modalità di guida mediante un pulsante in plancia: 100% elettrica, sport, hybrid e comfort. Assistenza alla guida anche con sistema night vision. Prezzi da 48.500 euro per Allure. Si può avere anche a 299 euro al mese.